che è preciso per i tempi che stiamo vivendo. Amen, amen. E credo che il Signore benedirà e confermerà questa serata, anche domattina particolarmente, perché ci dedicheremo più tempo all'amministrazione, anche perché sarà un po' più in forza. Abbiamo fatto un buon viaggio, però è un viaggio molto lungo. Stamattina ho passato tutta la mattina in classe, stamattina le classi erano anche particolarmente agitate e quindi le mie forze non sono al meglio, ma la buona notizia per voi è che la Bibbia dice che quando siamo deboli siamo forti in noi. Amen. 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 E quindi il modo migliore per predicare quando siamo stanchi, siete d'accordo? Okay. Ma questa sera usciremo da qui con un dono prezioso che il mondo non ha. Sapete, stavo meditando ieri, meditavo la parola di Dio, stavo meditando il libro dell'Esodo e in particolare una delle piaghe che, su cui si predica poco, che è la piaga dei mosconi, ok? Non è una di quelle più conosciute. Conosciamo l'acqua tramutata in sangue, magari anche le zanzare, perché di questi tempi insomma è una piaga piuttosto frequente ancora oggi, oppure le tenebre sull'Egitto e poi la morte dei primogeniti. Quella dei mosconi non è una delle piaghe più conosciute. Ma al di là della piaga, durante quella piaga, il Signore dice una cosa importante al popolo di Dio, al suo popolo, al popolo di Israele, che non dice in nessun'altra delle piaghe. Dice: domani vedrete questo miracolo e vedrete che io faccio differenza tra Israele e l'Egitto. Ed è molto importante questo, perché sappiamo perché le mosche hanno a che fare con il nemico, uno dei nomi con cui, e Gesù stesso l'ha chiamato così, è chiamato il diavolo, è Baal-Zebub, cioè Baal, il signore delle mosche, e quelle mosche rappresentano anche, oltre che una piaga, l'azione degli spiriti maligni. E la Bibbia dice che il Signore vuole mostrare proprio quando più l'azione del nemico si fa forte che Dio fa differenza fra il suo popolo e l'Egitto, fra noi e il mondo. Ed è importante che iniziamo questa sera con questa consapevolezza. Vedrete perché questa sera parleremo di paura e di come essere liberati dalla paura. È una buona notizia o no? Perché in questo tempo particolarmente la paura è il principale attore sulla scena di questo mondo. Per noi che abbiamo vissuto tempi migliori, tempi di pace, tempi spensierati, io ricordo quando ero adolescente, vivevamo in un mondo più tranquillo di oggi, vero o no? Abbiamo vissuto veramente dei decenni di pace dove non sentivamo parlare, o almeno diciamo all'interno della nostra vita, del nostro occidente, non sentivamo parlare di epidemie, non sentivamo parlare di guerre, o comunque le guerre erano qualcosa sempre di molto lontano da noi, perché abbiamo vissuto dei tempi davvero spensierati. Adesso ci stiamo abituando negli ultimi decenni a vivere dei tempi diversi, dove la paura sta diventando il principale attore sulla scena di tutto il mondo, e anche molti figli di Dio vivono nella paura. Ma il Signore ti ha chiamato qui questa sera per darti la chiave per vivere fuori dalla paura. Amen. 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 Voi sapete che nella Bibbia è una cosa che sanno tutti. Il termine nel Vecchio Testamento e nel Nuovo Testamento, non temere, non aver paura, ricorre 366 volte. Tanto nell'ebraico altira si dice in ebraico, non temere, che nel Nuovo Testamento, nel greco, mephobeiste. Questo altira, mephobeiste, non aver paura, non aver timore, ricorre 366 volte, cioè una volta per un giorno dell'anno, anche per l'anno bisestile. Amen. Però voglio dirvi qualcosa: non basta per non aver paura. Sapete perché? Perché quando
tu lo ricevi come un comando, che può essere anche un'esortazione. Noi subito iniziamo a pensare: che cosa posso fare per non aver paura? Ok, la cosa buona è che il Signore mi dice per ogni giorno dell'anno non aver paura. Però vedi, quando tu sei nella paura, non basta che qualcuno ti dica non aver paura. Se hai paura, hai paura. Amen? Beh, la buona notizia è che se il Signore mi dice di non aver paura, vuol dire che Lui ha cura di me. Amen. E ricorda questo: il Signore in questo tempo che noi stiamo vivendo vuol mostrare la differenza tra il suo popolo e il mondo. Amen. Noi abbiamo i nostri piedi nel mondo, ma il nostro spirito è in cielo. Amen. Ok, però prova a dirlo tu alla persona che è accanto, magari ci credi di più. Io la persona che tu hai accanto, tu hai i piedi in questo mondo, ma se sei nato di nuovo, il tuo spirito è in cielo. Amen. Amen. È questo che Gesù voleva dire quando ha detto: voi siete nel mondo, ma non siete. Amen. Noi siamo in questo mondo, i nostri piedi si sporcano a stare nel mondo, ed è per questo che Gesù ci ha insegnato a lavarci con la parola di Dio gli uni gli altri. Ma il nostro vero io, il nostro vero uomo, è nei cieli. È incorruttibile, ripetilo con me. È inalterabile. Però è immortale. Ok? Noi abbiamo ricevuto la vita eterna in Gesù Cristo. Fai un bel sorriso. La tua vita, amico mio, non finirà su questa terra. Al punto che Paolo dice: sarebbe molto meglio per me partire. Vi ricordate? E aspetta un po'. Tu non puoi fare quella vita. Tu dirai: perché? Perché Paolo ha scelto di rimanere single. Paolo non aveva una moglie, non aveva dei figli. Per tua moglie, per tuo marito, per i tuoi figli è meglio che tu stia qui più tardi. Ok? Amen. Per i single, no, non rimarranno più ancora i single, pregheremo per i single. Però dobbiamo avere questa certezza, ok? Perché vedi, quando sei nato di nuovo, il giorno dopo ti sei guardato allo specchio e hai visto che più o meno eri lo stesso, magari avevi un sorriso più luminoso. Ma vedi, il tuo vero io non è quello che tu vedi allo specchio. Pensate che la Bibbia dice nel libro dell'Apocalisse che spiritualmente noi abbiamo il nome di Gesù e il nome del Padre scritto sulla fronte. E sai, io faccio da circa 30 anni liberazione, e sai quante volte i demoni mi hanno guardato e io ho detto: guardami, e loro dicevano: non posso guardarti perché non riesco a vedere quello che tu hai scritto sulla fronte. Una volta mi ricordo facevo liberazione nella mia comunità, Marcello era nella mia comunità, e un demone mi disse: non riesco a guardare la tua fronte perché tu hai scritto il nome di quello e il nome di tuo padre sulla tua fronte. Wow! I demoni spesso vedono molto meglio di quello che vediamo noi. Amen. Ma se tu hai ricevuto Gesù, quando ti alzi la mattina devi sapere che tu spiritualmente, come hai ricevuto il sigillo dello Spirito Santo, il sigillo dello Spirito Santo non si vede, ma è più reale di me di te. Perché la Bibbia dice che le cose che si vedono sono temporanee, ma le cose invisibili sono eterne. Tu non vedi lo Spirito Santo, ma lo Spirito Santo è eterno. Amen. Tu non vedi il tuo spirito, ma il tuo spirito è eterno, il tuo corpo che vedi, no. Le cose che non si vedono sono più vere di quelle che si vedono. Amen. E quindi è importante sapere che in questi tempi il Signore farà la differenza tra il suo popolo e il mondo. Amen. Amen. E questi, dicevo, sono tempi però non facili. Vorrei iniziare dal Vangelo di Luca, al capitolo 21, verso 24 in poi, dove Gesù parla profeticamente degli ultimi tempi, o meglio, della parte finale degli ultimi tempi, perché gli ultimi tempi iniziano con la risurrezione del Signore. Ok? Ma noi siamo certamente nella fase finale, non sappiamo quando Gesù ritornerà, ma le profezie bibliche non ci mostrano millenni davanti a noi. Può tornare domani, può tornare tra 100 anni, sappiamo che Gesù tornerà. Amen. E questa è una certezza. Ma Gesù, parlando di questi tempi, dice: vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, sulla terra angoscia. Ripetete com'è questa parola: angoscia delle nazioni spaventate dal rimbombo del mare e delle onde. Mai forse come dopo il 2000
le onde hanno non solo spaventato ma hanno ucciso decine di migliaia di persone. Oggi, quando ero piccolo, venivano chiamati maremoti, oggi vengono chiamati tsunami, ok? Guardate soltanto in giro per il mondo quanto sono diventati frequenti, ok? In Indonesia, in Giappone, queste onde hanno portato veramente il terrore, il rimbombo delle onde, dei maremoti, ha creato paura in tutto il mondo. Gli uomini verranno meno per la paurosa, guardate quante volte Gesù parla dell'angoscia e parla della paura. Nella fase finale, nei tempi che noi stiamo affrontando, la paura riempirà il cuore degli uomini. Gli uomini verranno meno, nel Vangelo di Matteo dice l'anima degli uomini verrà meno. Ci siamo trovati, nell'arco di pochi anni, ad affrontare cose che credevamo non avremmo mai affrontato. Ma vero o no? Ci siamo trovati ad aver paura che malattie, abbiamo visto lockdown, abbiamo visto un sacco di cose, e non voglio entrare in questo, perché guarda, il problema di un figlio di Dio non è cercare di andare a indagare il come e il perché. Il fine di un figlio di Dio è vivere dando una testimonianza di pace in tempi di paura, per la paurosa attesa di quello che starà per accadere nel mondo. In un altro passo Gesù ha detto nel Vangelo di Matteo: ci saranno guerre e rumore di guerra. Vedete quanto le guerre stanno diventando frequenti, non si fa in tempo ad abituarci a una che subito ne scoppia un'altra. Ed è bellissimo perché i social hanno reso le persone fantastiche. Allora, si passa da esperti in virologia, poi gli esperti in virologia diventano esperti di strategie militari dell'Europa orientale, e poi subito dopo esperti di storia e cultura dell'antico Mediterraneo. Ma al di là di questo, ci stiamo tra virgolette abituando a tempi che non sono i tempi che abbiamo vissuto in passato, poiché, attenti qui, le potenze dei cieli saranno scrollate. Sapete che per decenni, a meglio per secoli, gli studiosi del Nuovo Testamento non capivano quello a cui Gesù si stava riferendo. Le potenze dei cieli saranno scrollate. Nel testo originale greco, potenza è dunamis. E la parola cieli è cielo, è uranos. La parola uranos, oltre a essere il cielo, è anche la parola da cui deriva un metallo che si chiama uranio. E sapete che l'uranio è uno dei, insieme al plutonio, è uno dei metalli con cui è stata costruita la bomba atomica. Letteralmente, saranno scrollati, il verbo scrollare nel greco è salewei, che vuol dire non soltanto scrollare, ma vuol dire anche dividere e far schizzare via. Nella fissione atomica l'uranio viene scosso e viene diviso, gli atomi vengono divisi. Si può tradurre letteralmente: le potenze dell'uranio saranno scisse, saranno scrollate. Dalla fine della seconda guerra mondiale noi abbiamo visto non solo utilizzare le armi nucleari in maniera drammatica nel Giappone, abbiamo visto esperimenti, test nucleari fatti esplodere nell'atmosfera. Ricordo quando ancora io ero piccolo si facevano, vi ricordate, questi test, tu vedevi queste esplosioni terrificanti. E ultimamente, dalla guerra con l'Ucraina in poi, le minacce dell'uso delle armi nucleari, e tutte queste cose stanno riempiendo il cuore degli uomini di paura. Ma una buona notizia per te: il Signore vuol fare differenza tra il cuore dei figli di Dio e il cuore di questo mondo. In questi tempi il cuore degli uomini sarà sempre riempito di più di paura, ma il cuore dei figli di Dio sarà sempre più riempito di pace. Amen. E questa sera vedremo come vivere nella pace. Dicevo, non basta che tu sappia che il Signore ogni giorno ti dice non temere. Perché, vedi, il principio del non temere è come il principio della legge: non fare, non fare, non fare, non fare. Ma il non fare non cambia il tuo cuore. Se fossero bastati 10 comandamenti a rendere ubbidiente il cuore dell'uomo, Dio non avrebbe avuto bisogno di mandare suo figlio, bastava la legge. Amen. Eppure il popolo di Dio, che è il popolo che ha ricevuto la legge, non è riuscito a mettere in pratica la legge di Dio, perché la legge funziona sulla proibizione: non fare, non fare, ma non ti dice come ottenere il risultato. C'è solo una parola che riesce a fartelo vivere, ed è grazia. Amen.
Quindi non basta sapere che il Signore ti dice non temere, perché se tu hai paura, per quanto qualcuno ti possa dire non temere, la paura rimarrà nel tuo cuore. Ma questa sera scopriremo come la Scrittura ci insegna che possiamo vivere questi tempi con la pace nel cuore. Quanti sono pronti a questo viaggio? Come si dice pace in ebraico? Pace in ebraico si dice shalom. Andiamo avanti. E Gesù tante volte ha parlato della pace, ad esempio in Giovanni 14:27 ha detto vi lascio pace, e il Nuovo Testamento è scritto in greco, ma Gesù non parlava greco. Gesù parlava aramaico, che è un dialetto, una variante dell'ebraico, e quindi lui non ha detto vi lascio pace, ha detto vi lascio shalom. Vi ricordate in Giovanni 20 quando Gesù compare e i discepoli sono chiusi nella sala alta, dice per paura, ripetilo con me, per lui pronuncia queste parole, pace a voi, in ebraico shalom alechem, cioè shalom, shalom, però attenti, non vuol dire solo pace. La parola shalom viene da shalem in ebraico, che principalmente vuol dire benessere, soltanto come significato secondario vuol dire pace. La parola shalom non si può tradurre in italiano, è più o meno l'equivalente della parola in inglese wholeness, completezza. Shalom vuol dire, ripetilo con me, benessere, armonia, pace perfetta, prosperità, completezza. Questa è shalom. Quando Gesù ha detto shalom, ha detto siate in perfetta armonia con Dio, con voi stessi e con gli altri, siate nel benessere, siate nella pace, siate nella prosperità. È qualcosa che va molto oltre il nostro concetto di pace. Per noi pace è assenza di paura, tranquillità, è solo una parte della parola shalom. Shalom è completezza, vivere una perfetta completezza. Non è una bella parola, ve la faccio vedere, vai avanti. Ah scusa, torna un attimo indietro, guardate cosa ha detto Gesù, vi do la mia pace, io non vi do come il mondo dà. Come il mondo dà la sua pace? Il mondo dà la sua pace, che non è la shalom di Dio, è una pace parziale, è una pace imperfetta a seconda delle circostanze. Quando le circostanze sono buone, tu sei in pace. La shalom non dipende dalle circostanze. Tu puoi essere in circostanze avverse ed essere nella shalom di Dio. Gesù ha detto, io non ve la do come ve la dà il mondo. Il mondo ve la dà in accordo alle circostanze. Io invece vi do una pace che influirà sulle circostanze. Il vostro cuore non si ha? Ok, cioè non avere paura e non si sgomenti. Vedi, Gesù non ci ha mai promesso tempi facili, ma ci ha promesso che nei tempi difficili, questa mattina, la sua shalom sarà su di noi. Amen. Vediamola questa parola, vai avanti. Ok, questa è la parola shalom. Sono quattro lettere in ebraico. L'ebraico si legge da destra a sinistra. Vai avanti, vediamo la prima. Ok, in alto questa, vedete, fatta a tre, è la lettera Shin. La lettera Shin è l'iniziale di Shaddai, ed è uno dei nomi di Dio, El Shaddai. Shaddai vuol dire assoluto in potenza. Ripetilo con me. Dio è assoluto in potenza. Viene tradotto in italiano con onnipotente. In realtà l'ebraico indica assoluto in potenza. Vuol dire che la sua potenza non è legata a nessuna circostanza. Non è legata alla tua debolezza, non è legata alla tua malattia, non è legata alla tua sterilità. Lui è potente indipendentemente dalla tua condizione. Amen. Shin rappresenta il Dio assoluto in potenza. Poi sotto, vedete quella lamella, se lo guardate sembra un po' il bastone del pastore. Avete presente come è fatto il bastone del pastore? Lamed vuol dire due cose. Indica il bastone di un pastore ed indica l'insegnare e l'imparare. Perché? Perché quando il Signore ti guida come un pastore, tu impari. Amen? Allora, Shin vuol dire, rappresenta il Dio assoluto in potenza. Lamed indica il bastone del pastore, quindi colui che ti guida, ma anche colui che ti insegna, colui da cui tu impari. Poi sotto, la terza lettera, Vav.
Vau rappresenta un chiodo, un chiodo da tenda o un chiodo. E poi la mem, in fondo in basso, rappresenta l'acqua, ma originariamente la parola mem indica le acque agitate, le acque non ferme, le acque tempestose. Vi ricordate quando i discepoli sono in mezzo alla tempesta e le onde stanno per entrare, sto per farvi vedere qualcosa di meraviglioso, siete pronti? E loro stanno per affondare e a un certo punto arriva Gesù. Che cosa sta facendo Gesù? Sta camminando sulle acque. Perché? Perché lui è El Shaddai, è il Dio al di sopra di ogni cosa, è l'Onnipotente che domina tutto. E anche in mezzo alla tempesta lui è il Signore della tempesta. Le acque sono agitate, ma lui che cosa fa? Calma le acque e porta Shalom. Attenti, l'ebraico è una lingua meravigliosa, unica nel mondo, perché ogni lettera insegna qualcosa, ok? Allora abbiamo detto, Shin rappresenta il Dio potente, in assoluto. Lamed è il bastone del pastore ed è colui che ti insegna e colui da cui tu impari. Vau rappresenta il chiodo, Mem sono le acque agitate, ok? Mettili tutte insieme. Il Dio assoluto in potenza guida la tua vita perché lui è il tuo pastore e vuole insegnarti la mente che un chiodo, ascolta, un chiodo calmerà le acque agitate della tua vita. Quando Gesù entrò nella sala dove i discepoli erano chiusi, dice la Bibbia, per paura dei giudei, le porte erano chiuse, com'era il loro cuore? Era un lago in tempesta. Gesù fece un gesto. Dice, fece vedere loro le mani e il... Cosa era entrato nelle mani? Il chiodo. E mentre lo fece vedere disse, pace a voi, shalom. La shalom non la ricevi per i tuoi sforzi. La shalom la ricevi perché Gesù ti fa vedere che lui ha pagato il prezzo per te. Tanto è vero che la parola shalom, state attenti, deriva dalla radice di un'altra parola che è shalom. Sentite che è un simile. Shalom, shalom. Sapete cosa vuol dire la parola shalom in ebraico? Vuol dire il prezzo pagato. La shalom non deriva dai tuoi sforzi. La shalom deriva dal vedere con i tuoi occhi che qualcuno ha pagato il prezzo per te. Amen? Questa è la parola shalom. Vai avanti. Shin, vai avanti. La Med, ok, Val, ok, e poi Mem, vai avanti. Avanti. Adesso vediamo la parola paura in ebraico. Qual è l'opposto di pace? Paura. In ebraico paura si dice peccato, ripetilo con me. Peccato. Non peccato. Peccato. Peccato in ebraico è paura. Sono tre lettere, vai avanti. Pe, vai avanti. Che, vai avanti. Talent. È un errore nel secondo, non è che, è het. Mi ha saltata la T, mentre lo stavo preparando. È het. Immaginate che dopo he c'è una T. Sì. Het. Pe, het, talent. Questa è la parola paura. Pe è la bocca. È una bocca aperta. Vedi che sembra una bocca che parla. Het indica un recinto. E talent è la porta, ok? Bocca, recinto, porta. Cos'è la paura? La paura è qualcosa che mette un recinto, cioè chiude la porta della tua bocca. Quando tu hai paura non riesci a parlare. Amen? La fede si riassume in questo, dice Paolo, ho creduto, perciò a parlare, ma quando la paura riempie il tuo cuore, tu non riesci a parlare. Ti è mai successo che nei momenti di paura non riesci a pregare? O che nei momenti di paura sai che dovresti parlare alla montagna nel nome di Gesù, ma non ce la fai? E allora lì è giusto chiedere a qualcuno, puoi pregare per me? Non riesco a pregare, sono, anche noi diciamo, sono paralizzato, ok? Dalla paura. Nella rivelazione di Dio, la paura è qualcosa che blocca, cioè che mette un recinto alla tua bocca. Satana sa molto bene che la vita e la morte sono il potere della lingua. Amen?
è che noi abbiamo autorità. Quando Gesù si è trovato in mezzo alla tempesta, la Bibbia dice che Gesù ha sgridato il mare e gli ha detto: taci, calmati. Vi ricordate? Due verbi. Gesù che cosa ha usato per calmare il mare? La parola. Ma quando noi siamo nella paura, noi non riusciamo a parlare. Tant'è vero che le uniche parole che escono dalla bocca dei discepoli, Marco 8, è: Signore, non ti importa nulla che muoriamo, una dichiarazione di morte. Amen. La paura è qualcosa che blocca la nostra bocca. La fede è qualcosa che invece apre la nostra bocca. La fede ti fa parlare. Quando tu credi qualcosa, non puoi non dirlo. Siete con me? Vai avanti. Come si può essere liberati dalla paura? Stai imparando un principio che, se lo metti in pratica, ti terrà nella pace di Dio per tutti i giorni della tua vita. Quanti sono i problemi? Il Signore ti ha chiamato qui per imparare questo. Allora, numero uno, tu non puoi far qualcosa per non aver paura. Ok? Quindi non basta che tu dica a te stesso: non devi aver paura. Più tu farai così, più la paura prenderà capo. No. Guarda cosa Gesù insegna in Matteo 6, 24. Nessuno può servire due padroni. Ripetilo con me. La parola nessuno nel greco è nessuno. Amen. E se lui dice nessuno è nessuno. O odierà l'uno e amerà l'altro, avrà riguardo per l'uno e disprezzo dell'altro. Da qui Gesù ne parla riguardo alla principalmente la bramosia del denaro. Ok? Ma si può, perché è un principio che vale per tutti. Che cosa è la paura? Ascolta, questa cosa tatuatela nel cuore. Scrivitela dentro il cuore. La paura è un'adorazione sbagliata. Lo ripeto. La paura è un'adorazione sbagliata. Tu hai paura di qualcosa che vedi nel futuro, da cui non riesci a togliere gli occhi, e che produce una paura dentro di te. La paura è vedere qualcosa nel futuro. Io vedo che perderò quel lavoro, e la paura entra dentro di te e tu non riesci a togliere gli occhi da quello. Mi stai seguendo? È come se tu lo vedessi. Quando temi qualcosa, lo vedi, lo senti. Ricordate questo: adorare nella Bibbia non è solo quello che noi intendiamo in un culto dove ci sono canti, adoriamo il Signore. Adorare è quando gli occhi sono fissi su qualcosa. Okay? Se tu tieni gli occhi fissi su Gesù, la pace riempirà il tuo cuore. Se tu tieni gli occhi sulle circostanze, la paura riempirà il tuo cuore. Vi ricordate quando Pietro si trova in mezzo alla barca in tempesta e dice a Gesù: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. Vi ricordate? E la Bibbia dice che Gesù con una parola sola lo invitò, gli disse: vieni. E lui iniziò a camminare sulle acque, ma il Vangelo dice che a un certo punto lui smise di guardare il Signore, dice, e vedendo, ripeti com'è questo verbo, la paura viene da ciò che vedi, viene da ciò che adori, viene da ciò che contempli. Ma vedendo i venti contrari e le onde, iniziò ad affondare. Quando lui ha iniziato a guardare la cosa sbagliata, lui ha iniziato ad affondare. Finché ha adorato il Signore, lui aveva in sé la stessa natura di Gesù. Okay? Quello che Gesù faceva è quello che lui riusciva a fare. Quando lui ha tolto gli occhi da Gesù e li ha messi sulle circostanze, la Bibbia dice che ha iniziato a aver paura e è iniziato a affondare. Ascolta, questa è la strategia del diavolo. Lui vuole che tu guardi le circostanze. Quando tu guardi le circostanze, i tuoi occhi vanno sulla cosa sbagliata. Ok? Guarda che cosa dice Gesù. Nessuno può servire due padroni. Nessuno può adorare due padroni. Tu non puoi fare qualcosa per non aver paura, ma puoi adorare la cosa giusta. Se tu adori il Signore, in automatico non avrai paura. Se tu metti gli occhi verso l'alto e non guarderai le circostanze, come conseguenza tu non servirai la paura. Gesù sta dicendo questo: non puoi servire Dio e la paura insieme. Non puoi adorare Dio e la paura insieme. Non puoi adorare due padroni. Se i tuoi occhi sono sul Signore, la paura non sarà la tua padrona.
Ripeti la persona che è accanto a te: se i tuoi occhi sono su Gesù, la paura non sarà la tua padrona. Perché tu non puoi servire i tuoi padroni. Allora io non posso non aver paura, ma posso mettere i miei occhi sul Signore. Amen. E finché i miei occhi sono sul Signore, anche se c'è la tempesta, io camminerò sulla tempesta. Infatti Gesù in Matteo 24 dice: quando vedrete accadere tutte queste cose, cosa? Guerre, rumori di guerre, carestie. Carestie oggi si chiamano crisi economiche, è vero o no? Oh, le abbiamo tutte oggi. Abbiamo le guerre, abbiamo le crisi economiche, abbiamo le pandemie, perché ha detto ci saranno epidemie, le abbiamo tutte. Gesù a un certo punto dice: levate il capo. Vi ricordate? Perché la vostra liberazione è vicina. Quando tu levi il capo, tu alzi gli occhi, togli gli occhi dalle circostanze e le metti su di te, e lascialo riempire al tuo cuore. Tutto ciò che il nemico vuole in questo tempo è che noi fissiamo gli occhi sulla cosa sbagliata. Biblicamente paura è adorare, contemplare, vedere la cosa sbagliata. Tu non puoi non aver paura, ma puoi mettere gli occhi sulla cosa giusta. Vi ricordate quando il Signore dà ordine a Noè di costruire l'arca? L'arca è figura della salvezza di Cristo. Uno dei comandi che il Signore dà a Noè fu: nell'arca fai una finestra in alto. Vi ricordate? Questa è la traduzione italiana. Il testo ebraico dice letteralmente una cosa un po' diversa. Dice: tu farai una finestra verso l'alto, non in alto. L'arca era chiusa. L'unico punto da cui si vedeva fuori era la finestra verso l'alto. Perché? Perché ciò che il Signore non voleva è che Noè e la sua famiglia vedesse quello che accadeva intorno, ma avesse gli occhi verso Dio. Amen? Noi non possiamo fare qualcosa per paura. È la cosa giusta. Ascolta. Quando Gesù è entrato dai discepoli che avevano paura, ha mostrato loro le mani del costato. Vi ricordate? Shalom, il prezzo pagato. Quando i tuoi occhi vedono il sacrificio del Signore, quando tu mediti il sacrificio che Gesù ha fatto per te, quando il messaggio che tu ascolti è il messaggio che parla di Gesù Cristo e questi crocifisso, più tu metti gli occhi sul prezzo, sul lavoro che Gesù ha fatto per te, e più una pace soprannaturale riempirà la tua vita. Vai avanti. Ok, qui c'è scritto: allora, peccato vuol dire paura. Ora, non c'è una parola in italiano per indicare senza paura. Ci sarebbe impavido, ma dai, chi è che usa impavido? Non pauroso, come si dice? Non lo so. In inglese c'è fearless. Fearless vuol dire senza paura. Allora, peccato vuol dire paura. In ebraico lo peccato, ripetilo con me, lo peccato vuol dire senza paura. Chi vuole essere senza paura? Chi vuole una vita libera senza paura? C'è un verso nella prima lettera di Giovanni meraviglioso che dice così: nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura. Ripeti con me: l'amore perfetto. Ok. L'amore di un marito, l'amore di una moglie, l'amore di un padre, l'amore di una madre, non, per quanto grandi, non saranno mai un amore perfetto. Gesù ha spiegato qual è l'amore perfetto. Siete pronti? Non c'è amore più grande di questo: dare la propria vita per i propri amici. Ripetiamolo insieme: non c'è amore più grande di questo: dare la propria vita per i suoi amici. Quando Gesù ha dato la vita per te, quando i chiodi hanno passato la sua carne, che cosa voleva dire Giovanni? C'è un solo amore che caccerà via la paura quando tu vedi i chiodi che hanno trapassato la carne di Gesù. Ecco perché in Shalom c'è chiodo. Vi ricordate? Il Dio onnipotente che ti guida con la sua verga vuole insegnarti che il chiodo calmerà le acque della tua vita. Più tu senti parlare del sacrificio di Gesù, più tu senti predicare del lavoro perfetto della croce, più tu senti parlare della grazia di Dio, in automatico, non è qualcosa che tu fai, è qualcosa che lo Spirito Santo fa, riempirà la tua vita di shalom.
di pace, di forza, di benessere, di completezza. Ed ecco perché Paolo dice così ai Corinzi: io mi sono ripromesso di non predicare tra voi nient'altro che Gesù Cristo e questi crocifisso, perché più tu senti parlare del sacrificio perfetto di Gesù per la tua vita e più la shalom riempirà il tuo cuore. Amen? Ok, guarda questo. Non peccare vuol dire senza paura. Peccato abbiamo già visto cosa vuol dire. Vuol dire che la paura è un recinto che chiude la porta della tua bocca. Lo, ve l'ho sottolineato, vuol dire no. No paura. Prendo me, no paura. Lo, la mente, vuol dire insegnare e vuol dire imparare. Aleph è il l'animale sacrificare. Quando tu impari dal sacrificio dell'agnello di Dio, non ci sarà nessuna paura nella tua vita. Vedete che ogni volta l'attenzione della parola di Dio è sul sacrificio di Gesù. Non guardare alle circostanze, guarda Gesù. Non guardare a te stesso, guarda Gesù. Più tu guardi Lui nella parola, più senti parlare di Lui, più nella chiesa sentirai predicare della grazia di Dio e del sacrificio perfetto di Cristo, più la tua vita diventerà una vita stabile nella paura. Ricorda questo, la paura è il principale strumento del diavolo. Tanto è vero che quando l'uomo e la donna hanno peccato in Eden, la prima cosa che hanno provato nel loro cuore, qual è stata? La paura. Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura. E poi dice così l'uomo, perché sono nudo. Quando l'uomo ha peccato, la gloria di Dio è andata via da loro. E la Bibbia dice in Romani 3:23, tutti hanno peccato in Adamo e sono privi della gloria di Dio. Si sono visti nudi non perché prima avessero un giubbottino, ma perché prima la gloria di Dio li riempiva. Quando hanno peccato, la gloria di Dio è andata via, si sono visti nudi. Da lì è venuta la paura. Gesù ha pagato il prezzo al Calvario per rivestirci di un abito di giustizia. E quando tu realizzi che la giustizia di Cristo, per il sacrificio, per i chiodi che Lui ha preso, ti riveste, tu non avrai più paura, perché ti sentirai coperto, rivestito, preso tra le braccia del Signore. Amen. Facciamo un applauso al Signore. Non pensate, non paura. Impara il sacrificio, ripetilo con me. Guarda il sacrificio e questo sarà una barriera tra te e la paura. Amen. Vai avanti. Facciamo un piccolo passo avanti. In Luca 4:6-8 è scritto che un giorno il diavolo condusse Gesù in alto. Vi ricordate le tentazioni di Gesù nel deserto? Gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo e gli disse: ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché essa mi è stata data. Ovviamente da chi? Da Adamo. E la do a chi voglio. Se dunque tu ti prostri ad adorarmi, sarà tutta tua. Medita un attimo su questo. Quanti sono d'accordo con me che Gesù è il Signore fatto carne? Amen? È il Dio invisibile che ha preso carne. Gesù è 100% uomo, 100% Dio. Siete d'accordo che Gesù è il Signore? Gesù è 100% Dio, ma sulla terra era 100% uomo. Ascolta, come Dio, a Gesù sarebbe bastato lo schioccare di un dito per risolvere il problema con gli altri. Siete d'accordo con noi? Eppure Gesù non l'ha fatto. Sapete perché Gesù non l'ha fatto? Gesù non l'ha fatto perché Gesù ha vissuto una vita, pur essendo vero Dio, Filippesi 2, pur essendo in forma di Dio, vi ricordate cosa dice Paolo? Non ha considerato un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio. Gesù è il Signore, ripetilo con me. Amen. Gesù non è un maestro soltanto. Gesù non è un rivoluzionario. Gesù è il creatore del cielo e della terra che ha preso carne e sangue ed è venuto a salvarci. Amen. Avrebbe potuto risolvere così il problema e non l'ha fatto. E sai perché non l'ha fatto? Per dare un esempio a me. Amen. Perché come uomo stava per darci un esempio di come risolvere i problemi quando il diavolo ti attacca e viene nella tua mente a bombardarti con pensieri. Io credo, è una mia interpretazione, non la prendete, che Satana non si sia presentato con la giacca, ma che sia stato un combattimento spirituale. Ora, ascolta, Satana è un essere spirituale reale, non è la personificazione di Dio. Amen? È un essere reale, spirituale.
E io credo che quello che Gesù ha vissuto con Satana, ma come essere spirituale, ed è stato un lavoro nella sua mente, è stata una tentazione nella mente. Quando il diavolo ti tenta, dove la senti la tentazione? E infatti Paolo dice: il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma è contro i dardi che bombardano la tua mente, ok? Mentre Gesù è sotto attacco di queste tentazioni, guarda Gesù come risponde: vattene via da me, Satana, sta scritto adora, ripetilo con me. Cosa abbiamo detto? La paura è adorare la cosa sbagliata, la pace deriva dall'adorare la cosa giusta, il Signore. Adora il Signore il tuo Dio e a Lui solo rendi il tuo culto. Non rendere il tuo culto alla paura, non rendere il tuo culto alle circostanze, non rendere il tuo culto alle preoccupazioni. Da dove viene l'ansia? Dal vedere le preoccupazioni. Ti è mai successo che non riesci a dormire la notte perché la tua mente continua a vedere, a vedere, a vedere? Quello che il diavolo vuole è farti vedere qualcosa che produca paura dentro di te. Quello che lo Spirito Santo vuole è che tu alzi gli occhi e tu li metta su Gesù. Adora il Signore Dio tuo e a Lui solo, ripetilo con me. Ascolta, spegni un po' di più la televisione. E metà l'assemblea se ne andò. Io un periodo, io sempre guardavo il telegiornale, non sto dicendo che ridere non eremo, non interessati, no. Ma dagli il giusto peso. Io almeno un paio di anni che ho smesso di ascoltare il telegiornale. Sai perché? Perché mi ero accorto che stava riempiendo la mia anima di paura. E era arrivato a un certo punto dove tu accendi il telegiornale e c'è davvero da dare paura umanamente, è vero o no? Ho detto: Signore, basta. Io voglio vivere nella pace. Sai perché? Perché tu non puoi cambiare il mondo, ma puoi tenere pace nelle tue mura. E se tu tieni pace nelle tue mura, il Signore terrà nel benessere, nella pace, nell'armonia, nei buoni rapporti la tua casa. Amen. Attenti, Gesù qui, sembra che parli qualcosa. Gesù qui sta citando un passo del Vecchio Testamento. Vedete che si trova tra virgolette? Sta scritto. Cosa sta citando Gesù? Sta citando il libro del Deuteronomio. Vai avanti. Capitolo 6, verso 13. Temerai il Signore il tuo Dio, lo servirai e giurerai nel suo nome. Ma non notate che c'è qualcosa di differente? Torna indietro. Gesù dice adora. Ma il testo originale, nel Vecchio Testamento, non diceva adora, diceva temi. Allora, o Gesù non conosceva la Torah, ma l'ha scritta lui, e quindi lui è la parola di Dio, quindi non credo che lui non conoscesse la Torah, o ha cambiato il verbo per un motivo. Quale delle due? Nel Vecchio Testamento era scritto temerai. Perché? Perché siamo sotto la legge. E la legge produce timore. Non fare, non fare, non fare, non fare. Gesù sostituisce al verbo temere il verbo adorare. Perché? Ascolta, sei pronto a riceverlo? Perché quando tu adori il Signore della pace, tu non avrai più niente da temere. Quando tu adori solo Lui, quando i tuoi occhi sono su di Lui, Signore, intorno c'è una crisi economica, ma io metto gli occhi su te che ti chiami Yahweh Yireh, il Dio che provvede alla mia vita, il Dio che provvede alla mia famiglia. Tu fai distinzione tra me e il mondo, ripetilo con me. La tua economia, amico mio, non dipende soltanto dall'economia dell'Europa, la tua economia dipende dalla casa di tuo padre. E nella casa di tuo padre c'è sempre abbondanza di pane, è vero o no? Il figlio minore dice: nella casa di mio padre c'è abbondanza di pane, ripeti con me. Anche nei tempi di carestia, anche nei tempi di crisi economica, nella casa di mio padre c'è abbondanza di pane. Io e i miei figli non vendicheremo mai il pane. Qualcuno dica amen. Questo accade quando tu guardi le cose giuste. Amen. Vai avanti. Temerai. Il verbo è tira. Ripeti con me? Tira. Infatti, al tira vuol dire non temere. Ok? Tira.
guardiamo velocemente questa parola, vai avanti. Tirà, vai avanti. Tau, vai avanti. Yod, vai avanti. Resh, vai avanti. Aleph, Tau. Tau, la prima lettera, rappresenta la croce. Gesù si firma nel Nuovo Testamento Alfa Omega. Nel Vecchio Testamento in ebraico Alfa Omega è Aleph Tau. Aleph, il sacrificio. Tau, la croce. Gesù è l'agnello, il sacrificio crocifisso. Tau, la croce. Yod rappresenta una mano aperta. Resh rappresenta la testa e la mente dell'uomo. Aleph rappresenta l'animale dal sacrificio. Tau, Yod, la croce e la mano. Sulla croce Gesù ha steso le sue mani, perché oggi tu resh mediti Aleph sul suo sacrificio e tu non abbia niente da temere. Di nuovo la Bibbia ti dice: guarda il suo sacrificio. Gesù ha pagato il prezzo per te, Gesù ha pagato il prezzo per la tua vita, per tenermi diretti in pace, benessere, prosperità, gioia, armonia. Amen. Vai avanti, vai avanti. Ok, volete vedere qualcosa di meraviglioso nella vita di qualcuno? Abramo una notte ha avuto non paura ma terrore. Hai mai attraversato quei momenti della vita che sono una notte di paura? Non parlo di una notte fisica, parlo di un periodo in cui tu sei in una notte di paura. Arriva una cattiva diagnosi, accade qualcosa nella tua famiglia, accade, i tuoi figli stanno vivendo un momento difficile, sono in un momento di paura. L'avete mai passato? Grazie a Dio in Puglia no, in Toscana. Anche a Napoli. Ognuno di noi passa la notte, vero o no? Guardate cosa è accaduto ad Abramo. Il Signore gli disse: io sono il Signore che ti ha fatto uscire da Ur dei Caldei per darti questo paese perché tu lo possegga. Abramo chiese: Signore Dio, da che cosa posso conoscere che ne avrò il possesso? Guarda, il padre della fede. Siete d'accordo che Abramo è il padre della fede? Noi immaginiamo Abramo come un supereroe della fede, o è il padre della fede, lui non dubitava mai, lui credeva sempre. E la sua domanda è: quale prova mi dai che questo me lo darei davvero? Il padre della fede. Perché? Perché Abramo era fatto di ciccia come me. E quando il Signore ti fa una promessa, noi diciamo amen, amen, in chiesa saltiamo, gloria, amen. Poi però quando vai a casa, passa un giorno, due giorni, non c'è nessuno che ti vede. Signore, ma davvero? Ma sei sicuro? Ho sentito bene? Non siete voi così? E non è che il Signore gli ha detto: uomo di poca fede, incenerito. Guarda il Signore cosa gli ha fatto. Ascolta, se anche la nostra fede non è perfetta, è piccola, il Signore tratterà con la nostra piccola fede. Gesù non ci ha mai chiesto di avere una grande fede. Gesù ci ha detto: se la vostra fede sarà piccola come un granello di... che non ti ha detto grande come una montagna, vero o no? C'è qualcuno qui che ha una fede piccola? Amen, sei nella posizione giusta. Gli altri tutti una grande fede. Adesso dopo ministriamo, andiamo a vedere miracoli. Ascolta, il Signore gli dice: io ti darò questa terra. Abramo ragiona sulle cose. Abramo gli dice: dammi la prova. Io mi sarei innervosito. E tu devi credere, sei il padre della fede, Abramo. E invece guarda quanto Dio è grazioso. Gli dice: okay, ti faccio vedere da cosa la tua paura andrà via. Abramo aveva paura. Ma davvero, Signore, lo farai? Perché lui aveva lasciato tutto. Aveva lasciato la sua terra. Era andato nella terra, vi ricordate che il Signore, però non è che la terra era ancora sua, e il Signore dice: la terra non è ancora tua, ma io te la do. E Abramo gli dice: ma da cosa lo saprò io? Qual è la prova? Guardate il Signore cosa gli dice: prendimi una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, un montone di 3 anni, una tortora e un piccione, 5 animali, il numero della grazia. I primi animali sono animali di 3 anni, perché? Perché 3 anni sono gli anni del ministero di Cristo. Gesù ha predicato per 3 anni e lui è la grazia di Dio. E ha detto questo: portami un sacrificio che mi ricordi
la grazia che è nel ministero di mio figlio. Egli prese tutti questi animali e li divise nel mezzo, perché a quel tempo nei popoli medio orientali i patti si facevano così: si prendevano degli animali e si tagliavano le metà. E pose ciascuna metà di fronte agli altri, all'altra, ma non divise gli uccelli, verso l'origine. Al tramonto del sole, ripetetelo con me: il tramonto del sole è il momento in cui vengono le cose, è vero o no? Durante la giornata, ma quando hai qualche paura e viene il buio la sera, le ansie, le preoccupazioni aumentano, vero o no? Un profondo sonno cade su Abramo ed ecco uno spavento. Cos'è uno spavento? Paura. Siamo nelle tenebre e Abramo sta provando paura. Volete vedere come la paura di Abramo è andata via? Uno spavento, un'oscurità profonda cade su di lui. Ascolta, quando la paura ti opprime, quando le tenebre ti opprimono, quando lo spavento prende il tuo cuore, qui c'è la soluzione. Verso 13. Ora, come il sole fu tramontato e venne non solo la notte, ma venne la notte scura, cioè il momento di massima paura. Immaginati all'aperto, sei immerso, sei completamente terrorizzato. A un certo punto arriva una fornace fumante e una fiamma di fuoco passare in mezzo agli animali divisi. Ok, detto così, non dice niente. Adesso vi faccio vedere come la paura di Abramo va bene. Immaginate, gli animali sono divisi a metà, ok? I patti come si facevano? I due contraenti il patto, quando due facevano un patto, si scambiavano la posizione. Te lo faccio vedere. Salve, vieni. Okay. Io sono il primo contraente il patto, tu sei il secondo, noi facciamo un patto, ok? Qui ci sono gli animali divisi. Noi adesso passeremo in mezzo agli animali. Il verbo passare in mezzo in ebraico ben vuol dire scambiatesi. E dicevano questo: se uno di noi due viene meno al patto, gli sia fatto ciò che è stato fatto a questi animali, cioè sia ucciso. C'è una fornace fumante e una fiaccola. E la fornace fumante e la fiaccola fanno così: io prendo il tuo posto e tu prendi il mio. Questo è ciò che, grazie a te, ciò che la fiaccola e il forno hanno fatto. Abramo sta dormendo, però no. La Bibbia dice: un sonno è caduto su Abramo. Adesso facciamo Abramo. Abramo che dorme. Questo è Abramo che dorme. Amen. Abramo sta dormendo. Il forno nella Bibbia è un'immagine di Dio Padre. La parola ebraica è tamur. C'è un motivo, ma devo andare veloce perché altrimenti stiamo troppo qui. Il forno rappresenta il Padre. La fiaccola vittoriosa rappresenta il Figlio e la sua resurrezione. Cioè qui c'è Dio Padre e il Figlio. Abramo sta dormendo. Il Padre e il Figlio passano in mezzo agli animali e ben si scambiano il posto. Cioè, il padre e il figlio stipulano un patto. Ma il patto lo avrebbe dovuto fare Abramo. Ma Abramo sta dormendo. Gesù, diventando uomo, rappresenta Abramo. E fa il patto a nome di Abramo. Ma in quel modo il figlio diventa garante del patto mentre Abramo dorme. Cioè, da quel momento in poi il figlio sarà responsabile davanti al padre di mantenere il patto in favore di Abramo. Quando Abramo si sveglia, il patto è già finito. Gesù ha fatto un patto col padre per la tua vita. Lui si è fatto garante per la tua vita. Fra lui e il padre, nessuno, tranne lui e il padre, potranno far saltare il patto della tua salvezza. Per questo la Bibbia dice: io giuro per me stesso, perché avviene all'interno del padre e del figlio, che io non ti lascerò e non ti abbandonerò nel momento della paura, amico mio, nel momento delle tenebre, nel momento dello spavento. Ricorda che la tua salvezza, la tua pace, il tuo futuro è totalmente nelle mani di Gesù e lui non verrà mai meno la sua fedeltà verso la tua. Amen. Guarda che meraviglia. Parliamo di paura. Voi non avete ricevuto uno spirito di servitù. Ripeti come spirito di servitù.
per ricadere nella, ma avete ricevuto lo spirito di adozione mediante il quale gridiamo. Che cosa è gridare Abba Padre se non adorare? Tu non sei nella paura. E come faccio a non essere nella paura? Adora il Padre. Non puoi servire al tuo padrone. Se adori Dio, non adorerai la paura. Se servirai il Signore, non servirai la paura. Ma voglio farvi notare una cosa. Nel Vecchio Testamento la legge diceva non nominare il nome di Dio. E gli ebrei, per paura di nominarlo in vano, non lo nominano proprio. Tant'è vero che gli ebrei ancora oggi, ad esempio in inglese, lo scrivono God, scrivono G, lineetta T, per non nominare il nome di Dio. Sotto la legge non potevi nemmeno nominare il nome di Dio. Nella grazia non solo lo puoi nominare, ma puoi gridare Papà, Abba, Padre. Più tu gridi Abba, più tu adori il Signore, più la paura va via dalla tua vita. Sei nella paura, alza gli occhi, togliti dalle circostanze e comincia a dire Abba, Babbo mio, Signore mio, tu hai fatto un patto con Gesù per me e il tuo patto per me e per la mia famiglia non verrà mai. Amen. Vai avanti. Guarda che meraviglia. Allora, noi possiamo rivolgersi al Signore e chiamarlo Abba. Ora, quando tu dai Abba, stai dando del tuo a Dio. Sei d'accordo o no? Tu sei mio papà, padre. Stai dando del tuo a Dio. Guarda cosa dice la lettera agli ebrei. A quale degli angeli ha detto tu sei mio figlio? La risposta è nessuno. Dio a nessuno degli angeli ha mai dato del tu, e nella Bibbia nessun angelo ha mai dato del tu a Dio. Se tu leggi la Bibbia da Genesi a Apocalisse, ogni volta che gli angeli parlano a Dio, parlano sempre in terza persona. Un esempio, nel libro di Zaccaria, quando c'è il sommo sacerdote Giosuè e Satana che l'accusa, l'angelo del Signore dice ti scrivi il Signore, non dice il Signore scriva, parla in terza persona. Nel libro dell'Apocalisse gli angeli cantano degno è l'agnello, non degno serio agnello. Gli angeli non danno mai del tuo a Dio. Noi abbiamo più fiducia degli angeli, a noi è concesso di dare del tuo a Dio. E con questo vado a chiudere. La volete vedere una cosa meravigliosa? Come essere liberati dalla paura. Abbiamo imparato. Paura è adorazione sbagliata. È adorare le circostanze, è guardare le circostanze. Se tu smetti di guardare le circostanze e cominci a guardare Gesù che ha fatto il sacrificio perfetto per te, quell'amore perfetto cancella via la paura. Amen. Guarda che meraviglia, vai avanti. Chiudiamo con questo. Si può fare un po' di ciao. Amen. Dopo preghiamo, ok? Il Signore è il mio. Possiamo leggere insieme, tutti conoscete questo salmo. C'è qualcuno per cui è il suo salmo preferito? Oh, è il tuo? Guarda quanto è buono il Signore stasera. Qualcun altro, è il tuo salmo preferito? È il tuo salmo preferito? Tutto il mondo conosce questo salmo meraviglioso. Il Signore è il mio pastore, dai, insieme. Nulla. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli e mi guida lungo le acque calme. Egli ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia per amore del suo nome. Non state notando qualcosa di strano? Il Davide qui parla di Dio in terza persona. Non dice tu Signore sei il mio pastore, tu mi guidi. Parla in terza persona. Ascolta, senti che meraviglia. Quando il Signore non ti fa mancare nulla, sei in un tempo buono per la tua vita, però no. Quando il Signore ti porta in verdeggianti pascoli, sei in un tempo buono per la tua vita. Quando sei lungo le acque calme, sei in un tempo buono. Quando siamo in tempi buoni, va bene anche parlare a Dio in terza persona. Ma guarda cosa accade quando arrivano i tempi brutti. Vai avanti. Vai avanti. Quando anche camminassi nella valle, qui non sono più tempi buoni. Vero o no? Qui sono tempi, nella valle dell'ombra della morte, che cosa provi? Paura. Io non temerei alcun male, perché? Non più in terza persona.
tuo figlio, fra te Abba e tuo figlio, non l'hai fatto con me. Gesù ha detto: questo è il nuovo patto nel mio sangue, non nel vostro. Cioè è una cosa tra me e il Padre, ma io l'ho fatta a nome vostro. Abramo stava dormendo, vero o no? Posso dirvi qualcosa? Il sonno di Abramo rappresenta noi che prima di essere salvati eravamo morti nel peccato. Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, cosa stava facendo Abramo? Cristo è morto per noi, il sacrificio. Cristo ha fatto il sacrificio mentre noi eravamo senza forza, non potevamo fare niente, eravamo morti nei peccati, non potevamo far nulla per noi. Gesù ha fatto tra Lui e il Padre un patto a nome nostro, ma Lui è il garante di quel patto, non tu, e Lui non verrà mai meno a questo patto, e tu non potrai mai uscire da questo patto. Qualunque cosa accada a te o accada alla tua vita, tu rimarrai sempre all'interno di un patto di shalom, di pace, di benedizione, di prosperità, di benessere. Non dare retta alle bugie del diavolo. Posso parlare come gli angeli parlano, in terza persona di Dio. Ma quando le cose vanno male, invece sai il diavolo cosa fa nella nostra mente? Quando le cose vanno male, mette in recinto la nostra bocca. Peccato. E smettiamo di pregare. È vero o no? Perché in qualche modo riesce a convincerci nella mente che forse Dio c'entra qualcosa in quelle cose che vanno male. Quante volte ha convinto mente? Perché non preghiamo? Sai perché? Perché lui riesce a mettere un'ombra, ma se Dio è onnipotente avrebbe potuto non permetterlo. E noi ci facciamo chiudere la bocca dalla paura. Ecco perché in ebraico peccare vuol dire un recinto alla porta della vita. Stiamo imparando qualcosa? Invece guarda la parola di Dio nel giorno della paura, cosa ti dice di fare. Quando camminerò nell'ombra della valle della morte, io non temerò, sapete in ebraico com'è? Lo peccato, non paura. Come faccio ad avere paura? Dirò al Signore: tu sei con me, darò del tuo a Dio. Signore, tu non c'entri nulla con quello che mi sta accadendo. Quello che mi sta accadendo è perché c'è un nemico che vuole distruggere la mia vita. Sconfitto il diavolo e io non crederò alle sue bugie. Tu sei con me. Guardate ancora il tuo, vedete ancora del tu, il tuo bastone e la tua verga. Attenti, non è una buona traduzione. La parola bastone va bene, ma verga non è una buona traduzione. La CEI traduce molto bene, dice l'incastro. Vedete cos'è l'incastro? L'incastro è un ramoscello di salice. Avete mai visto il salice piangente? È molto morbido. E i pastori lo usano per guidare le pecore, perché basta che le tocchino le pecore. Ascolta, il bastone è per i tuoi nemici, ma il vincastro dolce è per guidarti. È il lament che ti guida e che ti insegna. Per me, ripetilo con me, tu nel giorno della paura togli gli occhi dalle cose che ti spaventano e adora Lui. Tu sei con me. Tu hai un bastone contro i miei nemici. Tu mi guidi con dolcezza. Tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici. E poi ancora tu. Contate tu. 5. Grazie. Ogni volta che tu dai del tuo al Signore, Lui versa la sua grazia su di me. E la mia coppa trabocca. E quando la mia coppa trabocca, la paura esce fuori dal mio cuore. E chiudo davvero con questa. Siamoci qui. Ultimo verso. Quando
tu dai del tuo al Signore, quando tu adori il Signore, non potrai servire due padroni, vi ricordate? Non puoi servire Dio e la paura, ripetilo con me. Non posso servire Dio e la paura. Se servo la paura, non vedrò Dio. Ma se metto i miei occhi su di Lui, non vedrò la paura. Non si possono servire due padroni. Non posso non aver paura, ma posso andare dal mio Abba e dirgli: tu sei, tu sei, tu sei, tu sei. E guarda, Davide viene liberato dalla paura e al verso dopo dice così: certo, beni e bontà mi accompagneranno. La paura è finita. Facciamo un applauso al Signore. La notte se n'è andata, la paura se n'è andata. No, no. E io abiterò nella casa, non dice tu, del Signore. Siccome le cose vanno bene, di nuovo in terza persona, che meraviglia. Quando le cose vanno bene, ti puoi permettere di avere anche un rapporto un pochino più lento col Signore. L'uomo è così, quando la pancia è piena, non dice più io abiterò nella tua casa, dice abiterò nella casa del Signore. L'uomo è così, ok? Ma Dio lo sa. Io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Ma nella paura c'è un modo per non avere più paura. Nei momenti di prova come questi c'è un modo per non avere più paura, è intimità. E adesso con questa piccola cosa che non è nella slide andiamo a pregare. Io ho citato la piaga del moscone, vi ricordate? E il Signore dice: domani vedrete questo miracolo ed io farò la differenza fra il mio popolo e l'Egitto. Cioè vi farò vedere che nei momenti di prova voi vivrete la mia shalom mentre il mondo sarà pieno di paura. Sapete dove viveva il popolo di Dio mentre il Signore pronuncia queste parole? In una zona dell'Egitto che si chiamava Goshen o Gosen. Goshen. Sapete cosa vuol dire Goshen? Goshen vuol dire intimità. Quando tu vivi l'intimità col Signore, tu vedrai la differenza fra te e il mondo. Il tuo cuore sarà pieno di shalom e pieno di paura. Amen. Alziamo le mani e diamo gloria a Lui questa sera. Prendiamoci tutti per mano. Domattina avremo un tempo di ministrazione, di guarigione e di liberazione. Ma questa sera io vorrei pregare perché sperimentassimo lasciamo la pace, perché venissimo liberati dalla paura. Amen o amen? Ricorda, shalom non è solo pace, è benessere, salute, completezza, armonia, pace, gioia, pienezza. Questo è shalom, pienezza. Il Signore vuole darti la sua pienezza. Gli occhi chiusi nella sala, anche da casa. Questa sarà una sera di guarigione, sarà una sera di liberazione di cuori, sarà liberazione per tante persone che vivono paura del futuro, paura per la tua famiglia, paura per i tuoi figli, paura per quello che accadrà, paura per il tuo lavoro, tutto quello che il diavolo ha costruito dentro di noi facendoci adorare la cosa sbagliata, facendoci vedere circostanze. Ma questa sera lo Spirito Santo ti sta dicendo: metti gli occhi in alto. Non puoi adorare due padroni. Se adori l'uno, in automatico disprezzerai l'altro. Quando tu adori Gesù, disprezzi la paura. Amen. Tutti gli occhi chiusi e fissiamo i nostri occhi su Gesù, colui che crea la fede, non la paura, colui che crea la fede e la rende perfetta. E per qualche istante, mentre i fratelli di Masciallem ci guidano, vogliamo vivere per qualche minuto un tempo di canto nello Spirito. Amen. Poi ministreremo per liberazione da spiriti di paura, da spiriti di panico, da spiriti di tormento. Ma mentre canti in lingue, alza gli occhi e tienili su Gesù. In
Guarda le sue mani trafitte dal chiodo, il prezzo che lui ha pagato per te, da lì scaturisce la shalom. Gesù ha pagato un prezzo per te, sei stato riscattato, sei stato redento, sei stato liberato da questo mondo e trasportato nel regno di Dio. Sempre più nelle tenebre, ma i figli di Dio andranno sempre più nella gloria. Levate il capo, alzate il capo, dice il Signore, togliete lo sguardo da ciò che accade nel mondo, voi non siete del mondo, voi siete miei figli, voi siete nella mia casa. Io mi prendo cura di voi, io sono la vostra provvigione, io sono la vostra pace, io sono il vostro riscatto, io sono la vostra salute, io sono la vostra forza, io sono il vostro benessere. Gesù è il Sar Shalom, il principe della pace. Questa sera nello spirito, adoralo in lingue, adoralo nello spirito, e lui ti riempirà di pace. Il diavolo vuole mettere un recinto alla tua bocca, aprila stasera. E se non hai il dono delle lingue, lode il Signore in italiano, ma nessuna bocca resti chiusa, il diavolo vuole chiudere il recinto della tua bocca. Apri la tua bocca e adora il Signore. Il regno di Dio è giustizia, pace e gioia nello Spirito a spingere, e chiedo di
tieni i vostri occhi chiusi, gli occhi del vostro cuore su Gesù, perché in questi pochi minuti teniamoci per morti tutti gli occhi chiusi. Questi pochi minuti sono un momento di liberazione, e ci sono persone qui e anche da casa che sono legate da spiriti di paura. E per quanto tu ti sia sforzato fino ad oggi, la paura ti accompagna, è come la tua compagna, è come una compagna dietro le tue spalle da tanti anni. Ed è come un tarlo che consuma i giorni della tua vita. Tutti gli occhi chiusi, teniamo gli occhi chiusi, lasciamo che il Signore ministri. Sento nel mio spirito che qui a casa ci sono persone che sono, per cui la paura è stato il pane quotidiano per tanti anni. Alcuni hanno avuto genitori che hanno insinuato la paura con eccesso di preoccupazione. Non fare quello perché ti accadrà, attento a fare quello perché ti accadrà. E la paura da piccolo è entrata nel tuo cuore. Questa sera, qui, il Signore vuole liberare persone da spirito di paura. Vi chiedo di tenere le vostre labbra aperte, perché alcuni sentiranno come un colpo di tosse o qualcosa che va via dal petto, e saranno liberati in questi pochi minuti da spiriti di paura, da spiriti di panico, da spiriti di ansia, da spiriti compulsivi di preoccupazione. E grazie, dolce Spirito Santo, perché l'amore perfetto che abbiamo predicato, il sacrificio di Gesù, sta liberando persone dalla paura. E io ti dico nel nome di Gesù, Shalom, 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 che la pace, la pienezza dello Spirito scenda su di te questa sera, sulla tua casa, e resti su di te per ogni giorno della tua vita. Spiriti di paura, nel nome di Gesù Cristo, fuori dalla vostra vita, fuori, 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 fuori ora, in Jesus name, nel nome di Gesù. Comando che da ogni bocca che è stata legata da spiriti di paura escano in questi momenti, questi spiriti se ne vadano fuori e non tornino mai più. Satana, fuori. Sì, libero da questa causa. Sì, libera, libera. Alziamo tutti le mani al Signore, mentre il Signore libera le persone. Sì, libera ora, libera, libera. Spiriti che portano preoccupazione, ansia, panico, fuori. E ogni volta che mangio sente il dolore nelle gengive, e questa sera il Signore ti sta guarendo, e in questo momento stai sentendo un formicolio sulle tue gengive, e vedrai le tue gengive tornare a crescere e saranno guarite questa sera,
da questa infezione. Non so se sei qui o sei a casa, ma dovunque tu sei, sii guarita questa sera, nel prezioso nome di Gesù, che le tue gengive siano guarite completamente questa sera. C'è una persona che sta guardando in diretta questa sera, che viene guarita da un'infiammazione al muscolo del cuore, al miocardio. È una miocardite. E io parlo a questa persona che ha dei disturbi al battito cardiaco ed è un senso di soffocamento al cuore, di mettere la tua mano sul tuo cuore dolcemente questa sera e semplicemente ricevi il Signore che sta guarendo il tuo cuore, tornerà a funzionare perfettamente da questa sera. Perfettamente. Sento nel mio spirito che non è solo la persona che viene guarita alle gengive, ma sono più persone che soffrono di questo problema e che il Signore sta guarendo in varie parti d'Italia, e so che leggeremo nei prossimi giorni le loro testimonianze di come il Signore sta guarendo la loro bocca questa sera. Alleluia. Una persona ha un'infiammazione nel cavo orale che porta non solo un cattivo odore ma un reflusso, è un'infiammazione che parte dalla bocca ma scende anche nella parte bassa dell'apparato digerente. Il Signore sta facendo sentire un calore nella tua bocca, nel tuo esofago, e ti sta guarendo questa sera. Ricevi la tua guarigione nel nome di Gesù. Lui è il Signore, colui che ti guarisce. Grazie Signore. Alleluia. Alleluia. E voglio rilasciare anche una parola che ho ricevuto mentre i ragazzi di Masciarello stavano guidando l'adorazione, che è la guarigione di alcune persone a deformazioni congenite della spina dorsale. Ci sono persone che mi stanno ascoltando questa sera che dalla nascita hanno delle malformazioni nella struttura della spina dorsale che dà dolore, dà pesantezza, e queste persone vengono guarite da questa sera, potranno percepire non più dolore nella loro spina dorsale, non più problemi di movimenti. Il Signore sta toccando ad alcune persone che soffrono di disturbi nella spina dorsale. Noi ti lodiamo, Signore, questa sera. Noi ti lodiamo. Tu sei meraviglioso. Alza le tue mani questa sera e dimmi: tu sei la guarigione per me. Tu sei la pace per me. Tu sei la libertà per me. Io ho tutto pienamente in te. Ripetilo ancora una volta: io ho tutto. Ricorda, non permettere al diavolo di mettere un recinto alla porta della tua bocca. Alza la voce e di al Signore: io ho tutto pienamente in te. Tu sei la mia guarigione. Tu sei la mia forza. Tu sei la mia pace, tu sei la mia gioia, tu sei il mio futuro, tu sei la vita eterna, tu sei il Signore, tu sei colui che farà vedere la differenza tra la mia vita e la vita dei figli di questo mondo, in questi tempi che precedono il tuo ritorno. A Gesù, Signore dei Signori, sia la gloria, la lode, l'onore, la potenza, la benedizione, la gloria, per sempre, amen.